Federica, che cos'è M è un'esclamazione latina che vuol dire to, ecco, guarda. Noi in realtà l'abbiamo scelta perché è l'abbreviazione del titolo del nostro progetto, ossia Enhancement of Heritage Experience, The Middle Ages, Digital Layered Models of Architecture of Mural Painting Over Time. Beh, in italiano è un pochino più semplice, suona qualcosa del tipo nuove tecnologie applicate ai beni culturali, modelli digitali per ricostruire l'architettura e la pittura del Medioevo. È un progetto di ricerca che coinvolge praticamente tutto il Mediterraneo, perché nasce dalla collaborazione con l'Università di Roma Tre della Tuscia, di Barcellona, Girona, Leida e di un centro di eccellenza dell'Università di Cipro. Il nostro obiettivo è quello di ricreare dei modelli digitali di edifici di epoca medievale che hanno la particolarità di essere decorati con pitture. Quindi useremo le tecniche appunto di rilievo 3D e di analisi delle pitture per realizzare degli strumenti che possono essere utilizzati sia dai ricercatori ma anche dai visitatori per migliorare la loro fruizione del bene culturale. Abbiamo scelto come case studies tre monumenti di eccezione, tre monumenti che ci consentissero di affrontare diverse problematiche sia sul campo dell'architettura che sul campo della pittura e quindi dei monumenti anche capaci di accompagnarci in un lungo viaggio attraverso il Medioevo, dal VI al XII secolo. Il gruppo di Roma Tre della Tuscia ha deciso di continuare a lavorare su Santa Maria Antica al Foro Romano. Chiesa definita la Cappella Sistina dell'Alto Medioevo già al momento della sua scoperta nel 1900. Un caso unico al mondo poiché le sue pareti hanno accolto nel corso di soli tre secoli, tra il VI e il IX secolo, beni registrati di pitture sovrapposte. I colleghi invece spagnoli hanno scelto come monumento San Quirze de Pedret. Si tratta di un eremo nell'entroterra di Barcellona e la loro sfida è quella di ricongiungere virtualmente l'architettura alla sua decorazione pittorica che va dal X al XII secolo. Questa decorazione è stata staccata una prima parte nel 1921 e una seconda nel 1937 ed è oggi esposta in due musei catalani. Uno, il Museo Nazionale d'Arte di Catalogna a Barcellona e il secondo è quello diocesano di Solsona. E quindi ecco, la loro sfida è quella di far, diciamo, di nuovo vivere insieme architettura e pittura dal momento che le pitture sono ormai deformate perché collocate sul nuovo supporto e quindi sarebbe impossibile, anche volendo, ricollocarle proprio all'interno dell'edificio. I nostri colleghi di Barcellona hanno cominciato già a sperimentare varie possibilità di ricostruzione, anche perché devono far comunicare pitture e architettura, ma anche accompagnare attraverso tutte le fasi decorative, quindi ricostruire in modo da poter leggere, diciamo, le fasi una dopo l'altra. E invece il gruppo di Cipro lavorerà sul monastero di Agios Neophytos. Si tratta di un monumento collocato nel distretto di Paphos, nella parte, diciamo, occidentale dell'isola. Questo è un complesso molto interessante e ha una caratteristica. Si presenta in parte costruito in muratura e in parte scavato nella roccia. Al suo interno ci sono delle pitture molto importanti del XII secolo, che anche queste però hanno subito trasformazioni nel corso dei secoli e quasi fino ai giorni d'oggi. E quindi questo è un vero rompicapo tra architettura e pittura. Virtualmente il nostro percorso di ricostruzione parte con la scansione laser 3D. Cosa significa questo? Significa sostanzialmente che noi ricostruiamo quello che è il perimetro del nostro monumento. Quindi fissiamo, diciamo, quello che è lo spazio che divide l'interno del monumento e il resto del mondo. E praticamente definiamo quello che è lo scrigno che poi contiene tutte le pitture che poi andremo ovviamente ad analizzare. Ma non, diciamo, questo non è solo un contenitore quello che andiamo a ricostruire, perché in realtà andiamo anche a vedere tutta la parte di architettura relativa alla forma del monumento. Tutte queste operazioni di rilievo saranno guidate dagli architetti e dagli ingegneri dell'Università della Catalogna.
La fase successiva sarà quella di far dialogare pittura e architettura, e quindi questo avverrà attraverso la realtà virtuale. E quindi la realtà virtuale ci permetterà di raccontare il monumento, le diverse fasi di vita e di decorazione. E come abbiamo già iniziato a sperimentare a Santa Maria Antiqua, proprio in occasione della sua apertura al pubblico qualche anno fa, dopo ben 15 anni di restauro, lavorando in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo e il gruppo Catatexilux. E quindi ecco, questo è il punto di partenza, ma il nostro obiettivo in realtà è ancora più ambizioso e vogliamo che le pareti delle nostre tre chiese raccontino anche la loro storia più interna, cioè raccontino le tecniche di esecuzione impiegate per realizzare le loro pitture e anche i colori impiegati nella decorazione. E per fare questa sfida potremo contare sul laboratorio Raman del nostro Dipartimento di Scienze Naturali di Roma 3, che proprio da anni lavora sui pigmenti e sulla loro caratterizzazione. Ma Federica, ma gli ingegneri del RAIS e anche gli ingegneri di Roma 3, di cosa si occuperanno? Allora, gli ingegneri del RAIS si occupano di analizzare il comportamento umano quando si sta all'interno, per esempio, di un monumento. Quindi lavoreranno un pochettino più su quella che è la fruizione, al fine di decidere dei percorsi e cercare di capire dai movimenti, diciamo, che vengono effettuati dalle persone, le loro emozioni. In altre parole, loro andranno ad analizzare tutto quello che è il linguaggio non parlato. Il linguaggio non parlato, quello che noi facciamo vedere attraverso quindi il nostro corpo, le nostre emozioni, il fatto di essere felice piuttosto che arrabbiato e quant'altro. E questo si riflette ovviamente anche quando noi andiamo a vedere un monumento, perché magari apprezziamo o meno quello che stiamo andando a vedere. Mentre invece noi a Roma 3, con il gruppo del Comlan, in particolare il gruppo di multimedialità Muse, andremo a lavorare su quella che è la realtà virtuale e la realtà aumentata. Questo, per esempio, è un lavoro che hanno fatto il laboratorio del Comlan, in cui hanno sostanzialmente ricostruito in maniera totalmente virtuale una galleria. E qui è molto carino perché uno potrebbe ricostruirsi la propria galleria in base alle proprie preferenze dei propri quadri. E guardando sempre al pubblico e dei visitatori, abbiamo anche pensato alla sperimentazione di nuovi campi nella realtà aumentata, progettando percorsi immersivi con ad esempio l'uso di visori. Come già hanno sperimentato i nostri colleghi del RAIS di Cipro, infatti loro hanno presentato alla Biennale di Seoul proprio un percorso in realtà aumentata, raccontando attraverso un viaggio virtuale la loro città, Nicosia. Accanto poi all'uso di visori, stiamo anche pensando di portare avanti anche l'uso del videomapping, come abbiamo anche questo già in parte sperimentato e che potete voi stessi vedere a visitare Santa Maria Antiqua al Foro Romano, dal momento che finalmente ecco, il foro è stato riaperto al pubblico. E quindi ecco, in sintesi, il nostro obiettivo è quello di far sì che le stesse pareti delle nostre tre chiese possano raccontare in prima persona la loro storia. Vi abbiamo presentato i primi passi del nostro progetto proprio per raccontarvi come a Roma 3 si stanno sperimentando e affacciando anche nuovi modi di studiare la storia dell'arte con uno sguardo inter e multidisciplinare che diciamo, si appoggia sulle digital humanities e che pensiamo anche in futuro possa creare nuove professionalità che possono essere accolte proprio nel mondo dei beni culturali.